Well, we are. I've been asked to speak on the subject of the main principles of a spiritual community. Parleremo dei principali principi di una comunità spirituale. Of course, you know all about community because it's an Italian word. Sapete cosa vuol dire comunità perché è una parola italiana. It means when people come together. Com is with. Com is with an union. Perché com vuol dire con e unità, comunità, unione, quindi si viene in unione insieme. In English, when you're in the company of someone, it's com pani, with bread. In inglese, quando si è in compagnia di qualcuno, si dice in company. Yeah. And so when we share and really share our thoughts and our feelings and our perspective on life with someone else, we communicate. Quindi quando condividiamo pensieri, sentimenti, prospettive con altre persone, stiamo comunicando. It works better in Italiano than English. Funziona meglio come parole in italiano piuttosto che in inglese. So my name is Kripa Moya Das. Il mio nome è Kripa Moya Das. And this is my wife, Guru Charana Padmadasi. E questa è mia moglie, Guru Charana Padmadasi. We have been married for 42 years. Siamo sposati da 42 anni. We became devotees in the 1970s. Siamo diventati devoti negli anni 70. That's our qualification for being here on these, on this festival. Questa è la nostra qualifica per essere qui e parlare di questo argomento. Basically, this festival is a temporary community of people who are old. Perché questo festival è una comunità di persone anziane. And we see the world with a common perspective. E quindi vediamo il mondo da una prospettiva comune. But in our time we have been preachers, we have raised children, and we have contributed and started, helped to start communities. Ma nel tempo siamo diventati predicatori, siamo diventati genitori e abbiamo iniziato anche delle comunità. So a spiritual community is with people and a community, yes. La comunità spirituale è un tipo di comunità. Yeah, community has to be people. E la comunità deve avere delle persone. It cannot be chairs. Non possono essere delle sedie. Otherwise we could go to IKEA. We could buy 50 chairs and start a community. Altrimenti possiamo andare all'IKEA, comprare delle sedie e iniziare una comunità. But chairs cannot share. Ma le sedie non possono condividere. Because they don't feel. Perché non hanno sentimenti. So human beings feel, and we see the world in different ways, and when we see the world in one particular way, we like to come together with the same type of people. E quindi le persone hanno sentimenti, vedono tutto il mondo in maniera diversa, ma quando si trovano persone che vedono il mondo alla stessa maniera, si riuniscono in una comunità. So when you really love trains, you know, railway trains, you join together with other people who really love trains. Quindi se a qualcuno piacciono i treni, le ferrovie, si metteranno insieme ad altre persone che sono amanti dei treni. These days we have sports communities, football communities. Allo stesso modo abbiamo comunità sportive, amanti del calcio. We have communities for people who like crystals. Abbiamo comunità di persone che amano i cristalli. We have communities for people who home educate their children. Ci sono comunità di persone che educano i propri bambini a casa. We have communities for political parties. Abbiamo comunità di persone con un partito politico comune. Because when we come together with people who think like we do, we get strength. Perché quando ci uniamo insieme a persone che la pensano come noi, otteniamo forza. And when we get together with people, we can share ideas and we can contribute to some practical activity in the world. E quando ci mettiamo insieme a persone con cui condividere idee o anche delle pratiche, cose pratiche da fare nel mondo. Usually a community likes to share what they love. Perché nella comunità le persone amano condividere ciò che amano. There's a certain joy
in a person who loves trains, seeing another person develop their love for trains. Perché è una gioia per una persona che ama i treni vedere un'altra persona che sviluppa amore per i treni. Just as it's great joy for a father when he takes his son to the first game of football. Proprio come una gioia per l'amante di calcio quando porta suo figlio alla prima partita di calcio. The father loves football, but the son he doesn't love football. Love? The father loves football, but the son does not. E invece se il padre ama il calcio, il figlio non ama il calcio. So the father will cheer when the team scores a goal. Il padre inizierà a urlare quando la sua squadra fa un gol. And he will turn to his son and he'll say, "Yay!" Si gira verso il figlio, vuole che anche il figlio esulti. So a spiritual community is a community of people for whom spirituality is more important than football or trains. Quindi è una comunità spirituale, una comunità per la quale la vita spirituale è più importante del calcio o dei treni. And there are many spiritual communities all over the world, and usually they come together when they share a particular perspective on the spiritual life. E ci sono molte comunità nel mondo che si riuniscono perché hanno insieme la stessa prospettiva della vita spirituale. Spiritual life is not easy. La vita spirituale non è facile. It is easy if you're a chair. È facile se siete una sedia. But if you're a living human being, spiritual life is not easy. Ma se siete un essere umano vivente, la vita spirituale non è semplice. That is why the early followers of Lord Jesus Christ lived in the desert. Ad esempio, Gesù Cristo aveva vissuto nel deserto. And they did their struggles of lust and greed and anger in private. E anche lui ebbe le sfide sulla lussuria, l'avidità, la collera in privato. Each of them sitting in a particular place in the desert. I cristiani hanno queste sfide. But they came together in the morning for support. Però si riunivano insieme per darsi sostegno. So in a spiritual community we try to be spiritual ourselves by rising above our material nature. E quindi cerchiamo noi stessi di essere spirituali elevando la nostra natura materiale. But we also give support to each other. E diamo anche sostegno gli uni agli altri. And we also want to share that joy with people who may not feel that joy now. E vogliamo anche condividere questa gioia con persone che al momento non sentono quella gioia. It's all about joy. Ha tutto a che fare con la gioia. What's Italian for joy? Gioia. Oh, that's good. Our founder, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he was speaking to somebody, one of his disciples, called Giriraja Swami. Il nostro maestro fondatore, Srila Prabhupada, stava parlando con uno dei suoi discepoli, Giriraja Swami. And he said, in this world, it is very difficult to control the senses. E gli disse, in questo mondo è molto difficile controllare i sensi. That's why we have this tree out here, so the monks, 500 years ago, can control their senses. Ecco perché abbiamo quest'albero qua fuori, che è qui da centinaia di anni ed è lì che controlla i sensi. He said, "There's one more thing that is even more difficult." E disse a un devoto che è persino più difficile. And that is living together with other people. Ah, c'è una cosa che è ancora più difficile, che è vivere insieme ad altre persone. Who are also trying to control their senses. Le quali stanno anche loro cercando di controllare i sensi. He said, "There's one more thing, even more difficult." Ma c'è una cosa che è ancora più difficile. It's to work together with others to share the spirituality with the world. Ma è ancora più difficile lavorare con gli altri per condividere la spiritualità nel mondo agli altri. He said, "Therefore, a Hare Krishna community is the most difficult thing in the world." Pertanto la comunità degli Hare Krishna è la cosa più difficile del mondo. So with that in mind, I'm going to say something about
spiritual communities. Quindi con questo a mente voglio dire qualcosa sulla comunità spirituale. Sorry. In our religion we do allow our wives to speak. Nella nostra religione permettiamo alle donne di parlare. I promise. Ve lo prometto. She's not sitting there for decoration. Non è seduta qui solo per decorazione. Yes. Interesting. Yeah. Thank you. Hare Krishna. That's okay. Hare Krishna, so thank you so much for inviting us into your spiritual community here at Prabhupada Desh. Grazie mille per averci invitato qui nella vostra comunità spirituale, Prabhupada Desh. We've been asked to speak about the foundation of a harmonious community. Ci hanno chiesto di parlare delle fondamenta di una comunità spirituale armoniosa. But I'm sure from what we've experienced so far, it seems very harmonious. Ma io credo che per quello che ho visto finora è molto armonioso qua. But over the years we've understood that problems may arise in a community. Però nel corso degli anni abbiamo compreso che i problemi possono insorgere in una comunità. For many years we were distributing books, as many of you were and still are. Per molti anni noi abbiamo distribuito libri, come hanno fatto molti di voi o ancora stanno facendo. And after some time we felt an urge to contact the those who we had distributed books to who had shown interest. E dopo un po' di tempo abbiamo sentito l'urgenza di contattare quelle persone che avevano preso i nostri libri. To bring those people together and to form communities all over the UK. Per portare queste persone insieme e formare delle comunità in tutto il Regno Unito. Lord Chaitanya said, every town and village. Signore Chaitanya parlava di ogni città e villaggio. And both here in Italy as in England there are many towns and villages. E sia qui che in Inghilterra ci sono molte città e villaggi. So there is so much more to be done. Quindi c'è così tanto ancora da essere fatto. But the first thing was to develop a system by which we could just a way by which we could contact people and kind of rein them in. Ma la prima cosa era formulare un sistema per poter contattare le persone e tirarle dentro. To strike while the iron was hot. E colpirle con l'arma del pensiero. So, you know, from the book distribution or from festivals, I'm sure you have many festivals here in Italy. Sì, quindi con la distribuzione dei libri o attraverso i festival. We would get names and addresses of interested people. Noi ottenevamo nomi e indirizzi di persone interessate. And it was very important to then send them a letter or an invitation, a little gift, a book. Poi gli mandavamo una lettera, un invito, un piccolo regalo, un libretto. To invite them to a small meeting to come together. Per invitarli a un piccolo incontro e stare insieme. I think if I asked every one of you in this room, maybe you would tell me somehow that's how you came to and inviting them into our little circle. E quindi vuol dire fare un invito personale a quelle persone, invitarle in un piccolo circolo. There are many temples around the world with many hundreds of devotees. Ci sono molti templi in giro per il mondo con centinaia di devoti. And what we have found is that sorry, we will pass over now. we're going to kind of try and make this flow a little bit because we don't usually give classes together. Okay, cerchiamo di fare fluire questa conversazione, quindi. My husband can speak for hours about community development. Mio marito può parlare per ore sullo sviluppo di una comunità. So we'll try to share something. Quindi yeah. Cerchiamo di condividere dei pensieri. I think that
when we see any community develop anywhere in the world, quando vediamo una qualsiasi comunità che si è sviluppata nel mondo, and it is sustained for some time, e che si è mantenuta per un certo periodo di tempo, particularly when it goes several generations, particolarmente quelle che vanno avanti da diverse generazioni, we have to see that that community was having its basic needs met. Vuol dire che quella comunità ha cercato di soddisfare i bisogni di base. When we see a village in Italy, quando vediamo un paese in Italia, we usually see that water was very important. In genere vediamo che l'acqua lì era molto importante. Then comes land to grow crops. Poi viene la terra per, da coltivare. Then usually there's a crossroads to sell crops to others. E in genere c'è un crocevia dove si vendono i prodotti della terra ad altri. And then there is defense, some way of defending the community. E poi c'è un istituto di difesa per difendere la comunità. So that when the community has its basic needs met, it can thrive and survive. Quindi quando una comunità ha esaudito i suoi bisogni di spazio e gli altri bisogni, questa comunità può sopravvivere. Similarly with the spiritual community, the question is, are we having our spiritual needs met? E quindi con una comunità spirituale dobbiamo porci la domanda, i nostri bisogni vengono soddisfatti? Spirituali. Recently in Ireland, the country of Ireland, di recente nella nazione dell'Irlanda, there was a monastery that had to close. C'è stato un monastero che ha dovuto chiudere. It had been there for 800 years. Era lì da 800 anni. But there were only three monks left. Ma c'erano solo tre monaci rimasti. One was 79. Uno aveva 79 anni. One was 81. L'altro 81. And the other was 83. E l'altro 83. Really spiritual. Veramente spirituali. But they had not got any new monks for a long time. Ma non avevano portato dentro alcun monaco nuovo per un bel po' di tempo. So with a spiritual community, all three of them were pure, but they had not safeguarded the community for another generation. Quindi quei tre monaci erano puri, ma non avevano salvaguardato la comunità per altre generazioni. So it is important to do two things. One is to be spiritual, to get our spiritual needs met. Quindi è importante essere spirituali, esaudire i bisogni spirituali. And also to make sure that the community has the ability to attract new members. Ma anche che la comunità abbia l'abilità di attrarre nuovi membri. There was a monastery in the forest. C'era un monastero nella foresta. Four monks remained. Erano rimasti quattro monaci. And they were very grumpy. Erano molto scocciati, brontoloni. They didn't like each other. Non si piacevano gli uni con gli altri. This is not the monastery in Ireland, this is another one. Questo non è il monastero in Irlanda, è un altro. And each monk didn't like the other three. A ogni monaco non piacevano gli altri tre. And no new people were coming. No young men were coming forward to become monks. E nessuna persona nuova, nessun giovane veniva, si univa con loro. This made them sad. And then it made them even more grumpy. Questo li rese tristi e ancora più giù di malumore. And then a young man came into the forest and he said to them, I have something to tell you, I have had a dream. E poi un giovane uomo andò nella foresta e gli disse, vi devo dire qualcosa, ho fatto un sogno. He said one of you will bring the Holy Spirit into this community. Uno di voi porterà lo Spirito Santo in questa comunità. I have had a dream and it is so real and I've been directed by God to tell you all that the Holy Spirit will descend on one of you. Ho
Ho fatto un sogno ed è stato molto reale, mi ha parlato Dio direttamente e ha detto che lo Spirito Santo scenderà sopra uno di voi. And as suddenly as he came, he left. E proprio come era arrivato, così se ne andò. So, each monk was thinking, well, I know it's not me. Ogni monaco pensava, beh, so che non sono io. I'm really not, I'm not happy with my spiritual life. Io non sono veramente felice con la mia vita spirituale. I'm not really conquering over my lower nature. Non sto ancora conquistando la mia natura inferiore. On the other hand, it could be him. D'altra parte potrebbe essere lui. It might be him. Può essere lui. And, well, I suppose it could be him. Oh, immagino che possa essere anche quell'altro. But just not me. Ma non io. And each monk was thinking that the other three might be the one upon whom the Holy Spirit would descend. E ogni monaco stava pensando che poteva essere l'altro, quello su cui lo Spirito Santo si sarebbe posato. And they were thinking, well, if it's not me and it could be them, then I should serve them. E poi pensò ognuno, beh, se non sono io e saranno loro, li devo servire. So they stopped being selfish and they began to serve each other. E quindi smisero di essere egoisti e iniziarono a servirsi gli uni con gli altri. And in that spirit of service they all became happy. E in quello spirito di servizio diventarono tutti felici. They became so happy that the reputation began to spread. Diventarono così felici che la loro reputazione iniziò a diffondersi. And the young men started to come forward. E i giovani uomini iniziarono a presentarsi. And it became a very big and happy community. E divenne una comunità molto grande e felice. So what happens in a small group is very important. E quindi ciò che succede in un piccolo gruppo è molto importante. And people who study the history of religion, e le persone che hanno studiato la storia delle religioni, and people who study social science about how groups interact, e che hanno studiato le scienze sociali su come interagiscono i gruppi, they have discovered the importance of the dynamics in a small group. Hanno scoperto l'importanza delle dinamiche in un piccolo gruppo. So at our temple where we are situated at Bhaktivedanta Manor. Noi siamo situati al Bhaktivedanta Manor. There are thousands of devotees in the community. Ci sono molti devoti nella comunità. And isn't it Vishwambarpa? We pass each other, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. E ci salutiamo tutti gli uni con gli altri. But there's sometimes no deeper interaction. Ma certe volte non ci sono interazioni molto profonde. And sometimes we sit in the temple room in a large class. A volte siamo seduti nella sala del tempio durante una lezione molto grande. And devotees may feel shy or inhibited to ask a question or express themselves. E a volte i devoti sono timidi o inibiti nel fare domande. So what we have found is that through forming small groups, e quello che abbiamo scoperto è che se formiamo dei piccoli gruppi, devotees can so much better interact on a very personal level. I devoti possono interagire molto meglio ad un livello personale. They can feel free to express themselves and to show their vulnerability. Possono sentirsi più liberi di esprimere se stessi e dimostrare le loro vulnerabilità. They can ask questions and not feel that they're asking something stupid. Possono fare domande e non sentire che hanno fatto una domanda stupida. And through these, we're part of many small groups. We have here with Mother Manjuali, we have a reading group, two reading groups. E noi abbiamo formato diversi piccoli gruppi, abbiamo due gruppi. And it becomes more than just the act of reading and sharing on a deep level. E non è solo l'azione di leggere e di condividere a un livello profondo. But it also becomes a very loving exchange of sharing and loving and supporting each other. Ma diventa anche una relazione di condivisioni amorevoli e volersi bene gli uni con gli altri. So what we have sage groups, this devotee Raghunath Prabhu, wisdom of the sages, I don't know if you've heard.
Abbiamo diversi stadi di questi gruppi. He has thousands of devotees on an online platform. Ci sono migliaia di devoti su piattaforme online. And they have formed sage groups of seven or eight is maximum number. E hanno formato sette gruppi, perché 7-8 è il numero massimo. So this is very effective in helping us to nurture our growth in spiritual life. Quindi questo è molto efficace per permetterci di crescere nella nostra vita spirituale. Be part of a small community within a big community. E sono persone e di una piccola comunità all'interno di una grande comunità. And as my husband mentioned, everyone has individual needs that need to be fulfilled within a community. E come ha menzionato mio marito, ogni persona ha dei bisogni individuali che devono essere soddisfatti in una comunità di persone spirituali. Someone was mentioning to me the other day that there was an old couple preaching in one place and they were attracting all older people. Allora l'altro giorno menzionavano di una coppia di devoti anziani che stavano attirando persone anziane. And then there was a younger couple preaching somewhere and they were attracting all the young people. E poi c'era una coppia di giovani che è stata messa a predicare da qualche parte e che attraeva tutte coppie giovani. But we need to attract devotees from all walks of phases of life. Ma noi abbiamo bisogno di attrarre persone da ogni fase della vita. And to be able to fulfill all of their needs. E dobbiamo cercare di soddisfare tutti i loro bisogni. Although it can be very encouraging to be with those who are at the same stage of life as you. Può essere molto, anche se è molto incoraggiante, essere a contatto con persone che sono nella nostra stessa fase di vita. But it can also be very enriching to hear from those, like we get inspired from hearing from younger ones, they may get inspired from hearing from us, or hearing realizations of grihastas and like that. Ma ci può arricchire anche parlare con persone in altre fasi di vita. Possiamo arricchirci parlando con persone più giovani e viceversa con persone più anziane o anche con persone nella fase di vita da grihasta. So we have to look to see if our community, how our community can fulfill the needs of all different aspects of our greater community. Quindi dobbiamo cercare di vedere che la nostra comunità possa soddisfare i bisogni di una diversa varietà di persone. Yeah. So the larger communities then should form into smaller groups. Quindi grandi comunità dovrebbero formare dei piccoli gruppi. And then when they come together in a larger group, they're all going to be feeling fulfilled and nurtured. E quando si trovano insieme in un grande gruppo, si trovano bene perché si sentono nutriti e i loro bisogni sono già stati esauditi. And one system we have in England, which maybe you also have here. È un sistema che abbiamo in Inghilterra che forse avete anche voi qui. We have mentorship system. Abbiamo il sistema di mentori. Where each devotee will have someone elder or more experienced, especially for newcomers. Dove i devoti hanno qualcuno di più adulto o che ha più esperienza, soprattutto per i nuovi arrivati. So they can have that personal love and care nurturing in their spiritual life. Quindi possono ricevere quell'amore e attenzione personale che li nutre nella loro vita spirituale. One interesting fact about the growth of spiritual communities. Un fatto interessante sulla crescita di una comunità spirituale. Is that when they reach 150 people, they have reached the maximum level of social integration. Che quando si raggiunge il numero di 150 persone, si raggiunge il massimo dell'integrazione interazione personale, sociale. In the South American jungle, where they don't know anything about social science. Nella giungla del Sud America, dove non sanno niente delle scienze sociali. They stop the community at 148 people. La comunità si ferma al numero di 148 persone. It's something they have learned over thousands of years living in the jungle.
Ed è qualcosa che hanno imparato vivendo centinaia di anni nella giungla, migliaia di anni nella giungla. And in Canada, my wife's uncle is a teacher in a Mennonite community. E in Canada lo zio di mia moglie era un insegnante nella comunità dei Mennoniti. And they don't go above 150 people. E non vanno mai oltre 150 persone di numero. So that's one principle. The second principle is that 150 people does much better if they're broken into groups of 8 to 10 people. Quindi quello è un principio. Un altro principio è che è meglio se una comunità di 150 persone si divida in gruppetti di 7-8 persone. Srila Prabhupada was asked, how many families live in a Vedic village? Chiesero a Prabhupada, quante famiglie vivono in un villaggio vedico? He said 15 families. Lui rispose, 15 famiglie. With three generations that could easily mean 10 persons per family. Perché tre generazioni sono circa 10 persone a famiglia. But for better communication and organization, that 150 is broken into groups of 8 to 10. Quindi per una maggiore comunicazione, interazione, è meglio se una grande comunità di 150 persone si rompe in gruppi di 8-10. Either by family or by some other grouping. Sia attraverso la famiglia, formando famiglie, che formando altri gruppi. The reason is that sometimes we may think that when people are gathered together in one room and we have a wonderful kirtan and a wonderful class, that is all we have to do. Le persone pensano che quando ci riuniamo insieme nella stanza del tempio, facciamo un bellissimo kirtan, una bellissima lezione, questo è tutto ciò che dobbiamo fare. If that was the case, nobody would ever leave. Se questo fosse il caso, nessuno se ne andrebbe mai via. Unfortunately, they come and they go. Ma purtroppo invece tanti vengono e poi vanno via. So dividing into smaller groups is very helpful for doing the things that Rupa Goswami has told us to do. Quindi dividersi in piccoli gruppi è molto utile per fare quelle cose che Rupa Goswami ci ha detto di fare. Dadati pratigrinati guyam akyati prichati. So sharing, revealing one's mind in confidence. Condividere, rivelare la propria mente confidenzialmente. Is it something that can kill a community, not having confidence, or it can raise the community up when it does have confidence? Quindi questo può uccidere. Trust. Questo può uccidere una comunità, oppure far crescere una comunità in fiducia. The confidentiality. In confidenzialità. Yeah. So how can you reveal your mind? If you have no trust that it will not be revealed to others. Se noi non abbiamo fiducia, non riveleremo la nostra mente agli altri. One Catholic priest, he was walking with the devotees. Un prete cattolico stava camminando con dei devoti. And he said, "You have everything in ISKCON." E disse, voi avete tutto nell'ISKCON. He said, you have the divine name. Avete i nomi divini. You have scripture. Avete le scritture. You have peace and love. Avete pace, amore. He said, you have a divine incarnation. Avete un'incarnazione divina. He said, but there's one thing you do not have. Ma c'è una cosa che non avete. That is the confession box. Il confessionale. He said, "Without this, you cannot survive." Senza questo non potete sopravvivere. So when we join a spiritual community, we want to be loved. Quando noi ci uniamo a una comunità spirituale, vogliamo essere amati. We want to be loved by God, and we want to be loved by the members of the community. Vogliamo essere amati da Dio e dagli altri membri della comunità. We want to be accepted, and we want to belong. Vogliamo essere accettati e vogliamo appartenere. We've joined a spiritual family and we want to be qualified to remain a member of that family. Vogliamo una famiglia spirituale, vogliamo essere qualificati per rimanere membri di quella famiglia spirituale. But at the back of our mind is a great fear.
ma dietro la nostra mente c'è una grande paura. Will these people still love me if they know who I really are? Queste persone mi ameranno ancora se sapranno chi sono io veramente? Because we fear being rejected. Perché abbiamo paura di essere rigettati. So dealing with this in a small group is very, very important. E quindi è molto importante trattare questo in piccoli gruppi. And this is the nature of the guru disciple relationship or the in a group it's the mentor, the shiksha guru, this is a very important part of our spiritual life. Quindi questa è l'essenza, è avere un diksha guru, un shiksha guru, aprire la mente è essenziale nella nostra vita. Not to get too complicated with terminology, it's a person that you can open yourself up to. Abbiamo bisogno di una persona con la quale possiamo aprire la mente. As soon as we get into those terms, we have baggage. Perché quando arriviamo al tempio abbiamo una valigia. Yes. Bagaglio. Un bagaglio. Bagaglio. So if when this is going on, we find that devotees are happier because they have shared something. Quindi troviamo che le persone sono felici quando hanno condiviso qualcosa. So this was working well in Radhanath Swami's Chaupati and Nasik in Pune. Questo per esempio funziona nella comunità creata da Radhanath Swami, yeah. A Chaupati. We took it up in London. L'abbiamo fatto a Londra. And then the idea went to Hungary. E l'idea è arrivata fino a And L'Ungheria. Yeah. In the beginning, His Holiness Shivaram Swami said, "Why do we need this?" All'inizio Shivaram Swami disse, "Perché abbiamo bisogno di questo?" We have 150 people in the community; they all come to Mangalarti. Abbiamo 150 persone nella comunità; vengono tutti al Mangalarti. We have 150 people in the community; they all come to evening arti. Abbiamo 150 devoti che vengono tutti all'arti della sera. And they're all spiritually strong. E sono tutti forti spiritualmente. If they've got any problems, they have people that they can speak to. Se hanno dei problemi, ci sono altre persone con cui possono parlare. So devotee said, "Please, Maharaj, just try." E i devoti gli dissero, "Per favore, Maharaj, solo provaci." So he took the 150, broke them into groups, and they sat every week, just talking, studying scripture. But also talking about the challenges that they faced in their life. E quindi ha preso questi 150 devoti, li ha divisi in gruppi e questi hanno iniziato a parlare insieme, a leggere le scritture insieme, ma soprattutto hanno parlato delle sfide che ognuno di loro incontrava nella Well, vita it was spirituale. A great success. E questo è stato un grande successo. Surprise, surprise, people like to talk about their challenges. Sorpresa, sorpresa, la gente piace parlare delle proprie sfide. Because Rupa Goswami says we like to talk about these things and we should talk about these things. Perché Rupa Goswami disse che a noi piace parlare di queste cose e dobbiamo parlare di queste cose. So one thing we have to ask are arguments. E prima anche che ci accorgiamo la comunità diventa piena di tensioni e di discussioni. It's thunder and lightning. È come un fulmine. Heavy rain. E pioggia pesante. Not the rain of mercy, but So why do conflicts arise? Well, I think you could talk about why. E quindi perché insorgono i conflitti? So yeah, my husband will speak about the reasons conflicts arise. E quindi mio marito parlerà del perché i conflitti insorgono. Chanakya Pandit, a great thinker. Chanakya Pandit, un grande pensatore. He says there are four things that start off very noisy and end up quietly. Diceva che ci sono quattro cose che iniziano con molto rumore ma poi terminano pacifiche. A thunderstorm. Uno è la tempesta. A fight between two. E il devoto gli chiese: "Qual è il tuo servizio all'interno della chiesa?" He said, "My service is to go into the convents and the monasteries and to heal the conflict." Il mio servizio è entrare nei conventi, nei monasteri e cercare di far fare la pace nei conflitti. He said, but the monks, they look so peaceful.
E il devoto dice: ma i monaci sono così pacifici. He said, even there is conflict. E il cattolico rispose: persino in quel caso ci sono conflitti. He said, and the nuns are the worst. E le suore sono le peggiori. So conflict begins because we are not chairs. I conflitti ci sono perché non siamo casti. We are not pieces of furniture that can be just. Non siamo sedie, non siamo pezzi di mobili. Picked up from here and put over there. Che potete mettere qua o là. We are human beings with feelings. Siamo esseri umani con sentimenti. And we need to be dealt with very carefully. E bisogna trattarci con molta attenzione. Mm. Yes, yes, yes. So the conflict arises when because people are people and people change. I conflitti ci sono perché le persone sono persone e le persone cambiano. Yeah. So in any group of people, one person will suggest or propose a change. E quindi in ogni gruppo di persone c'è qualcuno che propone un o suggerisce un cambiamento. And this is how it goes. I think what Prabhupada really wanted. E funziona così. Ah, io so cosa voleva veramente Prabhupada. I think the best way of decorating the temple would be this color. Io credo che il miglior modo per decorare il tempio sarebbe questo colore. I think the cooks in the kitchen should all cook like this because it'd be healthier for the devotees. Io penso che i cuochi nel tempio debbano cucinare in questo modo perché sarebbe salutare per i devoti. I think the leader is being too heavy. Penso che il leader sia troppo pesante. I think the leader is not heavy enough. Io penso che il leader non ne ha avuto abbastanza. And I propose that we change. Io propongo di cambiarlo. Things have to change within this community. Le cose devono cambiare in questa comunità. And another person says, no. We shall not make these changes. E un'altra persona dice, no, non dobbiamo fare questi cambiamenti. Then the person who wants change, he finds three friends. And the person who resists the change, he finds three friends. E poi la persona che vuole i cambiamenti trova tre amici e la persona che invece resiste ai cambiamenti trova tre amici. And that's where the arguments begin. E questo è il modo in cui inizia la discussione. Because emotions begin at that point. Perché le emozioni cominciano a quel punto. Usually the Hare Krishna men say we have no emotions. In genere i maschi di Hare Krishna dicono noi non abbiamo emozioni. I am fully in charge of my emotions. Io sono completamente in controllo delle mie emozioni. I am transcendental. Io sono trascendentale. This is a spiritual community. Questa è una comunità spirituale. I'm saying what I'm saying not because it's my personal opinion, but because Prabhupada would want it this way. Io dico quello che dico non perché sia la mia opinione personale, ma perché Prabhupada diceva in questo modo. So the argument becomes elevated. It's not philosophy, it is emotions, then appeal to higher authority, and then it becomes very absolute. E allora la discussione sale di livello così, no? Non sono io che lo dico, non sono le mie emozioni, è l'autorità, e allora il conflitto sale ancora di più. So these are the five areas where people standardly in any community, and particularly in spiritual communities, it may be disguised. E questi sono adesso le cinque cose che si nascondono dietro una comunità spirituale. We don't shout at each other in italiano. Non ci urliamo addosso gli uni con gli altri in italiano. We shout at each other in ancient Sanskrit. Noi ci urliamo addosso in sanscrito antico. These are the five areas, cinque. Questi sono i cinque punti. Uno. When our needs, when we have different needs. Quando abbiamo diversi bisogni. When we have different theology. Quando abbiamo una teologia differente, cioè sono i punti di disaccordo. Yeah. When we have different leadership and followership styles.
quando abbiamo differenti stili di leadership e di seguaci. In a monastery, my friend went to a monastery and he said they're very deferential towards the abbot of the monastery. Un mio amico è andato in un monastero, ha detto che lì sono molto, hanno molta deferenza, reverenza verso l'abate del monastero. This person was a devotee of Krishna and he was being shown around the monastery. E questo mio amico è un devoto di Krishna e gli hanno fatto fare un giro del monastero. And the abbot saw some dust on the floor. E l'abate ha visto della polvere sul pavimento. And he called one of the brothers. Ha chiamato uno dei confratelli. And the brother came running up the corridor. E il confratello è arrivato subito di corsa. He said, "Yes, my lord." Ha detto sì, mio signore. This relationship is called an authoritative leader and a deferential follower. Questo tipo di relazione è chiamata un leader autoritario e un seguace che lo riverisce. Yeah. This works. It's a relationship that is a good relationship. Questo è una relazione che funziona e fa parte del Vaishnavismo godia. Yeah. But the authoritative leader needs deferential followers. Ma in questo caso il leader autoritario ha bisogno di seguaci sottomessi. But there are different types of followers. Ma ci sono differenti tipi di seguaci. Let me give you an example of a conflict in one spiritual community. Vi faccio un esempio di conflitto in una comunità spirituale. The devotees of Krishna had purchased an island. I devoti di Krishna si avvicinano a un'isola. Yeah. And they were all living in a house on the island. E vivono tutti su una casa in un'isola. So when there was just young single men and young single ladies, no problems. E ci sono degli uomini single, scapoli e delle donne nubili. Nessun problema. The young men, young women were deferential followers and the leader was authoritarian. E quindi gli uomini giovani e le giovani donne sono dei seguaci sottomessi e il leader è autoritario. Then four of the young men, as happens, decided to marry four of the young ladies. E quattro giovani uomini decidono di sposare quattro giovani donne. Yeah. I'm speeding up the video here. Io sto cercando di dirla velocemente. It took two or three years for this situation to develop. In realtà questa situazione ha preso 2-3 anni. They had children. Hanno fatto dei figli. And they were living on the shore, vivevano sulla riva del mare. Mainland, the mainland. Ah, nella parte interna dell'isola. So the authoritative leader, he said, every devotee in this community must come to Mangal Arati at 4:30 in the morning. E quindi il leader autoritario dell'isola disse: ogni devoto di quest'isola deve venire al mattino alle 4:30 al Mangal Arati. So the way the devotees were coming to the temple now was by boat. E quindi l'unico modo, perché era un gruppo di isole, quindi questo nell'isola principale, quindi l'unico modo per i devoti di andare al Mangal Arati al mattino era di prendere la barca. Mangal Arati, as you know, is at 4:30 in the morning and it is cold. E sapete che il Mangal Arati è alle 4:30 del mattino e in quell'orario è freddo. They said, but we have to come with our, how can we leave our children? Questi uomini di famiglia dissero: come possiamo lasciare i nostri figli da soli? È presto. We have to come at 4:00 in the morning with our children on a boat across the cold lake to come. Dobbiamo venire alle 4 del mattino, attraversare con la barca con i nostri figli, è freddo. The argument escalated to emotions, escalated to philosophy. L'argomento salì di livello alle emozioni e poi più ancora più su all'autorità. And the authoritative leader said, Srila Prabhupada said, everyone should come to Mangal Arati. E l'autorità disse, Srila Prabhupada ha detto, tutti devono venire al Mangal Arati. Then there was a revolution.
E allora ci fu una rivoluzione. Four householder couples. Quattro coppie di famiglia se ne andarono. Started their own community. Iniziarono la loro comunità. Where they didn't have to row a boat across the lake at four. Dove non dovevano remare, attraversare il lago per andare al Mongolard. He said they're rebels. E l'autorità dice: i ribelli. This is ISKCON. You're no longer part of ISKCON. Questo è ISKCON. Voi non siete più dell'ISKCON. We've heard this before, haven't we? Anyway, so this is where the deferential followers. Quindi questo è quando i seguaci sono sottomessi in maniera eccessiva. Yeah. No longer wanted to be deferential followers, but they wanted to be cooperative followers. E non vogliono più essere seguaci che si inchinano, ma vogliono essere seguaci cooperanti. But the leader was unprepared for this change. Ma il leader non era preparato a questo cambiamento. Yeah. So this is one scenario. Quindi questo è uno scenario. Okay. So do you want to say something about how to resolve conflicts? Yeah. So there are many conflicts that can arise both between individuals. Ci sono molti conflitti che insorgono tra individui. Based on many things, could be finance, could be theology, even though we all believe in the philosophy of. Gli argomenti possono essere più diversi, dalle finanze alla teologia, che è ciò in cui noi crediamo. Values, difference of values. Valori differenti. Or between individuals and the institution. Oppure tra individui l'istituzione. That's a big one, you know, because they don't agree with the leadership. Questo è un grosso argomento perché magari non vanno d'accordo con la leadership. Or they have issues with the style of leadership. O non piace loro lo stile della leadership. Or there can be more serious problems of abusive type of leadership. Oppure ci possono essere problemi più seri di una leadership che abusa. But the most important thing is to not let conflicts grow and fester. They need to be dealt with in the early stages. Ma la cosa più importante è non lasciare che il conflitto aumenti, fermarlo prima negli stadi iniziali. And there are systems in place by which we can resolve these things. E ci sono dei sistemi attraverso i quali possiamo risolvere queste cose. You may have trained mediators in your community. Avete dei mediatori formati in questa comunità? And if you don't, they can definitely be trained by ISKCON Resolve. E se non li avete, possono essere formati grazie al ISKCON Resolve. And at the moment we're creating a European ISKCON Resolve a community. Perché si possono formare anche dei devoti esperti in questo in tutta Europa, nella comunità di devoti in Europa. Resolve, even like from England, we can help to resolve things online. Noi in possiamo other countries in venire Europe. Anche dall'Inghilterra e risolvere problemi anche in altri stati europei o anche online. Yeah, but the most important principle of mediation is that one individual can speak without being interrupted and the other person can listen and hear how they're feeling. Ma un principio della mediazione è che un individuo può parlare del suo problema e non deve essere interrotto e l'altra persona lo deve ascoltare. And they cannot, and the other person cannot interrupt. They have to listen and hear. E l'altra persona non può, non deve interromperlo, deve ascoltarlo. And then they get their turn to express their feelings in whichever way they like, but hopefully in a little bit of a respectful way. E poi quando è il suo turno, l'altra persona può esprimere i suoi sentimenti nel modo che preferisce, possibilmente in maniera rispettosa. And the other person has to listen. E la prima persona deve ascoltarlo. And then the mediator will try to find some common ground and some way of moving forward to make some agreement between the individuals or the institution. Il mediatore deve cercare un terreno comune per cercare di fare una mediazione e trovare qualcosa sui quali tutti e due possono essere d'accordo per andare oltre.
Of course, in our communities we have many styles of leadership. Naturalmente nella nostra comunità ci sono molti stili di leadership. My husband described one the differential, one style. Mio marito ne ha descritto uno, un tipo. But what Srila Prabhupada gave us also in a community is istagosti. Ma quello che ci ha dato anche Srila Prabhupada per le comunità è l'istagosti. So we must have a way in which devotees can express in a safe environment. Quindi, they can express their thoughts and feelings. Quindi ci deve essere un modo col quale i devoti possano esprimere in un ambiente protetto come si sentono, quello che pensano. And they can express their needs and what their feelings, their needs in a respectful way. Possono esprimere i loro bisogni in una maniera rispettosa. And the leaders can listen and hear and try to work towards fulfilling that. E i leader devono cercare di ascoltare, cercare di soddisfare in qualche modo questi bisogni. Or it may even be that the community has to redefine itself. Può anche succedere che la comunità debba ridefinire se stessa. There are many communities in our movement that are redefining themselves in terms of the realities of the situation. Ci sono molte comunità che hanno dovuto ridefinire se stesse in base alla realtà della situazione. For instance, here in Prabhupadesh, I believe there was many brahmacharis. Per esempio, anche qui a Prabhupada Desh ho sentito che c'erano molti brahmachari. Brahmacharinis. E brahmacherini in the 1980s. Negli anni 80. And then things changed. E poi le cose sono cambiate. Because everything is changing. Perché tutto cambia. There's one thing that stays the same always. C'è solo una cosa che rimane sempre uguale. And this never changes. E questa non cambia mai. It's the principle that everything does change. È il principio che ogni cosa cambia, secondo il quale ogni cosa cambia. So we have to be able to cope with change. Quindi dobbiamo cercare di affrontare i cambiamenti. And react to a new reality in such a way that the community is moving ahead in a healthy way. E reagire ai cambiamenti in modo che la comunità possa andare avanti in un modo salutare, sano. Conflict is often an inability to react properly to change. Il conflitto spesso è la non abilità di reagire ai cambiamenti in maniera sana. And so, yes, istagosti is something that Srila Prabhupada introduced. Quindi è vero, l'istagosti è qualcosa che Srila Prabhupada introdusse. But it may not always be the first step in conflict resolution. Ma può anche non essere il primo passo nella risoluzione di conflitti. Ishta means what is loved by us. Ishta vuol dire ciò che è amato da noi. And goshti means an assembly. E goshti significa un'assemblea. It's an assembly to talk about what you love. È un'assemblea nel quale parlare di ciò che amiamo. It's not a management session. Pardon? It's not a management meeting. It's not a meeting for management. Ah, non è un incontro di management, yeah. Di gestionale. It's not a meeting to solve a conflict. No. Non è un incontro per risolvere problemi. Hopefully solving it is ideally between two or three people in the beginning. In genere la risoluzione dei conflitti è ideale tra due o tre persone. But you know, like when a man and a woman who are married. When the divorce, the biggest complaint in the divorce hearing is you never listen to me. Ma sapete, quando un uomo e una donna divorzia, e quello di cui si lamentano di più in tribunale è quella persona non mi ascolta abbastanza. I just don't feel understood. Io non mi sento compreso. And in a spiritual community, people say the same thing. No one was listening to me. E anche nella comunità spirituale le persone dicono: nessuno mi ascolta. I didn't feel understood. Non mi sono sentito capito. I didn't feel appreciated. Non mi sono sentito apprezzato.
But communities must be able to define themselves very clearly. Le comunità devono definire se stesse molto chiaramente. And it is up to the community members to define themselves as to what the community is and what it can do. È importante che i membri definiscono cos'è la propria comunità e cosa deve fare. Certainly if you want new members, they have to know what sort of community they are joining. Perché se vogliamo dei nuovi membri, devono sapere a che comunità si stanno unendo. This is a community where everybody on Saturday goes out on Sangatan. Questa è una comunità, ad esempio, dove tutti al sabato vanno fuori in Sankirtan. If you join us, you will be expected to do this. E se vi unite, se una persona si unisce, ci si aspetta che faccia quella cosa. This is a community where we expect you to be innovative and to come up with your own ideas on how to serve. Oppure possiamo dire, questa è una comunità dove ci aspettiamo da te che tu sia innovativo e che trovi dei nuovi servizi. This community is a gurukula, it's a school, and we have very strict rules about who can come here. Oppure questa comunità è una gurukula e abbiamo delle regole molto ferre su quelli che si uniscono. They all have to be under 11. E tutti devono avere meno di 11 anni. This is a community for women only. Oppure questa è una comunità solo per donne. Okay. For single women. Donne nubili, single. Yeah. These are the rules. Queste potrebbero essere le regole. Queste sono le regole. So you have to define, but at the same time be prepared for change. Quindi dovete definirlo, ma al tempo stesso essere pronti ai cambiamenti. What time are we going to? We have finished. Oh. So, in a spirit, this is a community for pizza. In a spirit in which I have been speaking. Pardon? In the spirit in which I have been speaking. Quindi nello spirito in cui io ho parlato. I'm very much prepared for change. Io sono molto pronto ai cambiamenti. New facts have come to my attention. Nuovi fatti sono giunti alla mia attenzione. That the pizza is ready. Perché la pizza è pronta. And that therefore this listening community will come to a close. E quindi questa comunità che mi sta ascoltando arriverà alla chiusura. We can take one or two questions. Yeah. Ok, se c'è una o due domande ancora. It's good. It's just one or two questions. Ci sono domande? Everybody's thinking. There's a big thought bubble, and everybody sees a picture of a pizza. Ormai tutti stanno pensando alla pizza. Come vuoi? Okay, I'll say in English. Italiano. And she can translate then. I say in English, it's very short. Wait, you answer the question. Often, you know, I've been in crisis in my relationship with devotees, like we all did. It's not everyone. You don't get along with everybody. Mm. And often, you know, you find devotees who are advanced devotees, that there is a problem. And I found myself praying to Krishna, you know, please protect me from the devotee. Is that a healthy prayer? Maybe I should be praying like that. Because, you know, you are laid down, you know, like different platforms, like this deposit, and also confession, and also mediation. But there is also sometimes with these things. Mm. And you just resolved to pray to Krishna, please protect me from your devotees. Is that prayer bona fide or it's something? Allora, ovviamente anche lui dice, anch'io mi sono trovato ad avere dei problemi con altri devoti, chi non ne ha avuto non si può andare d'accordo con tutti,
E mi è capitato di pregare Krishna, per favore proteggimi da questi devoti. E non sa se è la cosa giusta da chiedere a Krishna, se è il modo giusto di pregare. Ah, è come se fosse una nuova preghiera che io faccio. Per favore, proteggimi da questi devoti. Chiede se è buona fede, se è una preghiera autentica. You know, Italy is a beautiful country. Sapete, l'Italia è un paese bellissimo. You have many brotherhoods and sisterhoods of spiritual communities. Avete molte comunità di confratelli e consorelle. You have the Capuchins. Avete i cappuccini. Franciscans. Francescani. Dominicans. Domenicani. They don't form a community together. Ma non formano delle comunità insieme. So forming your own community where you have your own views shared by others is sometimes a good thing. Quindi formare la propria comunità con persone con cui condividere la stessa visione può essere una cosa buona. Sometimes in the early days of ISKCON, when two devotees did not, they weren't able to get on with each other. A volte, nei primi anni dell'ISKCON, quando due devoti non riuscivano ad andare d'accordo, Prabhupada would sometimes try to help them by saying, please, serve each other, we are in a spirit of cooperation, like that. Prabhupada cercava di aiutarli inizialmente dicendo, cercate di servire insieme, siamo una congregazione spirituale. And then when they could no longer live in community together, he would say, all right, you go to Boston, you stay in New York. E quando però non riuscivano proprio ad andare d'accordo, Prabhupada diceva, ok, va bene, tu vai a Boston e tu rimani a New York. So sometimes we think that Prabhupada created 108 temples because of sheer enthusiasm. A volte si può pensare che Prabhupada aveva creato 108 templi appunto per questo motivo, per tenerli tutti entusiasti. Sometimes it's from people not being able to get on and wanting their own community. Perché a volte le persone non riescono ad andare d'accordo nella loro comunità. But it's true, sometimes we just have to pray because nothing works. Ma è vero, qualche volta dobbiamo veramente pregare perché nient'altro funziona. Krishna also may be moving into something greater. Magari Krishna ci vuole muovere, spostare verso qualcosa di più grande. The pearl comes from the grit. Yeah, sometimes the pearl comes from the grit or the potatoes in the washing, or what is it? The stones get polished into smooth stones by rubbing together. A volte le pietre preziose diventano luccicanti semplicemente strofinandole. But I wanted to share with you something that I experienced personally in my life. Ma voglio condividere con voi qualcosa che ho sperimentato personalmente nella mia vita. As a devotee living in community. Come devota in una comunità. Sometimes we upset devotees unintentionally. A volte noi facciamo arrabbiare altri devoti non intenzionalmente. They get upset by something that we said or did, and we didn't mean to upset them. Si arrabbiano per qualcosa che abbiamo detto o fatto, ma noi non avevamo intenzione di farlo. But for whatever reason, they got triggered, or they from their life and their experience, it caused them to be very disturbed. Ma magari abbiamo scatenato qualcosa nella loro vita, nella loro mente, e questo li disturba parecchio. One time a devotee, she didn't talk to me for 3 years. Una volta una devota non mi parlò per 3 anni. Because of something that I did, but I didn't mean to, you know, I didn't mean for it to upset her. Per qualcosa che avevo fatto, ma non avevo nessuna intenzione di farla arrabbiare. So in that situation, I just humbly wrote to her and apologized, or, you know, just said apology. In quella situazione io semplicemente gli ho scritto una lettera dove mi sono scusata. Took the humble position. Ho preso una posizione umile. From my side, just tried to, you know, apologize. E da parte mia ho cercato di scusarmi. But still that devotee
held on, and so I let go, because from my side, I apologize, and I genuinely felt that. Ma nonostante questo, la devota continuò allo stesso modo, però io mi sentivo meglio perché da parte mia avevo fatto quello che dovevo fare, cioè mi sono scusata. I took responsibility for my action and for my behavior. Io mi sono presa la responsabilità per le mie azioni e il mio comportamento. And then I put the ball in their court, or the responsibility on them. E quindi ho rimandato la palla e la responsabilità nel suo campo. But they were not ready. Ma quella persona non era pronta. So sometimes things take time. Quindi certe volte ci vuole tempo. And later we became very, very good friends after the 3 years. E dopo, nel corso del tempo, siamo diventate delle buone amiche. So sometimes time heals wounds. Quindi certe volte il tempo guarisce le ferite. And we need to be patient. E noi abbiamo bisogno di essere pazienti. But at least from our side, if we can take responsibility for our, you know, our behavior and our, ma almeno da parte nostra possiamo prenderci la responsabilità del nostro comportamento. We can clear our heart, you know, and move on. E questo può schiarire il nostro cuore. And they're on their own, you know, journey of, you know, challenges and tests that Krishna is giving them. E loro vanno avanti con le loro sfide, le prove che Krishna gli manda. Anyway, we are here. Wonderful that we are here for a few days. Comunque è meraviglioso che noi siamo qua per un paio di giorni. To glorify Shishi Gornitai. Per glorificare Shishi Gornitai. Sing and chant and discuss and dance. Per cantare, recitare, discutere, danzare. And we also with Mother Manjuali, we hope to also deepen our relationships with all of you. E qui con Manu Manjuali speriamo di approfondire la relazione con ognuno di voi. So we had little time tonight, but please come and ask us anything at any time during our stasera stay. Abbiamo poco tempo, ma per favore venite in qualsiasi momento a farci qualsiasi domanda. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai ki jai. Prabhupadesh ki jai. Wonderful community of Prabhupada. Sua grazia Kripamoya Prabhu e Guru Charana Padma Devidasi ki jai.